casa. Guarda, io lo so che sei già sposato. Ti sei così? No, allora no, ma infatti, io so che sei già sposato, io rispetto questa cosa, rispetto Chiara che saluto. Sì. Però volevo. Stai bene vestita così. È così, è un momento illusorio che voglio dividere con te, cara. Grazie. Pensieri sozzi. Pensieri sozzi? Beh, dipende che. Ce lo manca. Di... Beh, cioè, ce lo manca, sì, dai. Ce l'hai. Sì. Sì. Ce l'ho. Beh. No, io li centrifugo a 90 gradi prima di averli. Sono sempre molto lindi e puliti. No, ce li ho, ma non sono propriamente tali. Cioè, no, ma infatti. No, perché c'è il candore del. Cosa? Io ce li ho adesso. E non sei l'unica, Geppi. Risolverla sberle. Risolverla sberle. No, manca. Manca. Sì, ma dai. Manca, mi sembra un po'. No, ti ricordi? No, te ne saresti accorta in questi due anni. Sì. Sesso col cuscino. Chi è che fa queste cose? Non lo so, dei pazzi. No, ma guarda, una volta un appuntamento al massimo, cioè un bacio così. I primi baci uno li prova sul cuscino. Io probabilmente ho provato con l'orsacchiotto che ancora ride felice. No, manca. Beh, sì. Ok. Il cuscino non. Fingere che ti piacciono i bambini degli altri. No, manca, dai. Manca? Sì. Non hai mai fatto che bello questo bambino e poi, no, invece è brutto. No, no, i bambini sono tutti belli, dai. Non è vero, ragazzi, non è vero. I bambini no. Veramente mostruosi. Mostruosi. Non è vero, dai. Sono santi, ma ci sono dei bambini che dici che simpatico. Al massimo. Quindi ce l'ha. Oddio, mi hanno toccato il culo. Cosa? Oddio, mi hanno toccato il culo. Un po' ce l'ho. Un po' ce l'hai, lo so. Boh, manca, dovrei sentirmi offesa. Non lo so. No, non me l'hanno mai toccato, non che, a meno che non l'abbia fatto capire con lo sguardo che potevano farlo. Quindi no, non ce l'ho. Ok. Poi, quella volta in auto che ci abbiamo dato dentro come Ricci. Prego. Ah, no, prego. No, prima le... Prima la sposa. Prima gli strafighi. Raul mi sembra un sì, dai, cielo. Beh, sì, da ragazzo sì. Era l'unico posto dove andare, sì. Cielo. No, cielo. No, manca. Banca. Manca. Ma mi vedi che la sta... Cioè, mi vedi l'ingombro? Ma ti pare? Perché? Ma no. In macchina si fanno le sgommate nel parcheggio davanti al centro commerciale, queste cose io facevo. Quella... Ballare nudi davanti allo specchio. No, manca. Manca? Ma sì, cioè, è difficile. Cielo! E certo, dai. Un po' sì, dai. Ma, nude, per noi è un po' più difficile perché ti non sai come... Insomma. In mutande anche. In mutande sì, sì, vabbè. Tanto allo specchio. Sì, mutande va bene, però nudo, proprio nudo, diventa difficile per un uomo. Perché? Ma no... Difficile, beh, che paroloni che usi, io sostituirei il termine difficile con interessante, guarda. Sì, un cornino l'ho sparato. Chi? Ce l'hai o manca? No, manca. Sei fedele? Sì. Ok. No, non ho ancora trovato nessuno perché valga la pena di esserlo. Fedele o infedele? Fedele. Ah, quindi cielo! E tu hai detto in generale... Cioè, hai sparato dei cornini? Diciamo che ho pensato che perché fare felice solo uno quando puoi fare felice più di uno, capisci? Cioè, è una filosofia molto generoso. È quasi francescana in alcuni momenti, sì. Quando soffro mangio. Cielo. Anche quando non soffro. Allora, istinto omosessuale. Manca. Io credo che manchi, cioè ammirazione per il corpo femminile, addirittura in alcune, adesso dico questa cosa che è più bello con le donne, non è vero, sono più belli i maschi. Sono più belli i maschi. Però le donne sono belle, nude, è vero. Anche vestite. È vero. Tu? Manca. Annoiarsi vedendo un proprio film. Ce l'ho, sì, che mi è film? Capitato. No, vabbè, non lo dico, però dai. Comunque... No, ma io solitamente non vedo quasi mai i film. Cioè, una volta che il... Perché che ti annoiano una promozione tutti o perché... No, perché li hai visti e... Non lo so, non mi capita di rivederli. Ma non per una ragione in particolare. Ok.
Io ne ho fatto due, uno con Raul, e devo dire che allora era un film drammatico, in teoria, cioè era un film drammatico, sì. Però secondo me c'è la scena dell'irruzione nel covo delle BR, dove credo io di non aver fatto niente mai di più comico nella mia vita, con la pistola finta, messa così, quindi ho riso proprio in quel momento rivedendo me, c'è anche una scena con lui in cui gli vado dietro, avevo le cingome in tasca e si sentiva il rumore tipo... Cioè si sentiva, va bene. No, poi sì, poi quando rivedi i film diciamo che rivedi sempre tutti i difetti, quindi insomma cerchi sempre un po' di non rivederli più di tanto, perché okay. Sennò... Autoerotismo. Le classiche autocertificazioni, diciamo. Sì. No. No. Non è possibile. Non mi autocertifico. Non ci credo. Non mi autocertifico. Come posso provarti il contrario? Lo so, te lo puoi provare, ma io non ti credo. Ma non vedi come sono tesa? Secondo te mi autocertifico? non è una cosa. L'hai avuto, però. Sì. Beh, da ragazzino, certo. Penso chiunque. Però... E allora è un cielo. Beh, in passato sì, certo. Adesso diciamo no. Balliamo? Balliamo? Cos'è, un lento? Eh sì, Labyrinth, non mi sembra punk. Cosa fai? Yeah. Non mi fare i segni. No, così. Fear is a well temptation. Now everything is reflection. As I make my way through this labyrinth, and my sense of direction is a lost like the sound of my step. Is a lost light, a sound on my steps, sent over Alvova, and I'm walking through the fog, sent over dry flower, and I'm walking through the fog, ancora tiri fuori questa vergogna? Ma se non si vergogna tuo zio a scrivere su Facebook, perché si dovrebbe vergognare la ragazza? Dovresti vergognarti tu. Ancora continui. Dovresti vergognarti tu. No, tu ti dovresti vergognare. Ma non ti permettere più di parlare di mio zio. Tuo zio ha scritto su Facebook delle cose bruttissime, hai capito? Ma fa bene, fa bene. Ma vergognati, va. Ma vergognati di te. Non solo, ma vergognati che sei te che manipoli tuo zio. Io? Io? Eh sì. Io? Io? Manipoli io non manipolo nessuno. Sei tu, perché tu sei la mente. Tuo zio è quello che scrive. Ma stai zitta. Ma che stai a dittina? Maria, io sto partendo. No, io me ne vado, Maria. Me ne vado. No. No, meglio che te ne vai, va. Senti, va bene, Maria, vado a farmi un bicchiere d'acqua. Maria, io me ne vado, guarda. È meglio che ti allontani. Non vorrei finire l'anno su chi tu sei, eh? Sei vergognoso. No, senti, sei vergognoso! Vergognoso lo dice tuo zio! Mamma mia, lasciami perdere, sei un cretino! Maria, Maria, questo non deve succedere, Maria! Maria! Lo zio scrive su Facebook e io devo stare zitta! È maleducata! Pure le mani addosso mi ha messo! Basta! Lo vedi? Questo lo vedi, ci ho messo io, non c'era. Comunque, Federico, che stai facendo? Stai andando via? Vabbè, ci saluteremo presto. No, dove stai andando, scusa? Vabbè, salutami tuo zio! Dai, vabbè, fagli gli auguri di buona Pasqua.
Ma va a morire ammazzata. Ma va a morire ammazzato te. Il bello del mio lavoro è il rimborso spese. Sempre a lui. Il suo è un bel rimborso spese. È un bel rimborso spese. Cielo? Cielo. Cielo? Sì. Un po' meno cielo. Però cielo. Il mio è molto più nuvoloso, il mio cielo. Però cielo, dai. Però cielo. Va bene. Le donne mi si infilano nel letto. Cielo manca? Mi aiuti. Risponda prima lei. Risponda prima lei. Perché sappiamo com'è il suo letto, cioè ce l'ha descritto senza prima. Senza piegoline. Ce l'ha delle donne che si infilano nel letto? Cielo manca, dai. Non manca. Ma veramente? Ma perché non lo chiede a lui? Non lo so. No, io cielo uno. Cielo. Cielo. Ecco. 1-0. Magari. Manca? Va bene. Va bene. Amo il ballo e mi piace appoggiarlo. Prego. Appoggiare il ballo. Il ballo. Amo il ballo e mi piace appoggiarlo. Ah. Il ballo. Ballo? Ballo. Cielo. Cielo, sicuro. Il ballo mi piace. Quindi è un cielo. Il ballo mi piace. Cielino, cielo. Mi piace appoggiarlo, va bene, va bene. Allora, poi, fare sesso tenendo i calzini. Fare sesso con i calzini. Dai, è capitato a tutti una volta nella vita. Che cattivo gusto. Niente, lei è troppo elegante per farlo, lo so. Anche a me non mi piace così. Manca, va bene. Fare sesso. cominciamo dall'interista. No, la sala ha già risposto. Cielo, la sala, cielo. Fare sesso. Sì. La sala ha già risposto, anche per me. Cos'è? Cielo, cielino, celetto. Cielo. 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 O cielo. O cielo. O cielo. O cielo. O cielo. O cielo. Oh. Rospi ingoiati a fatica. Caspita. Cielo. Cielo. Rosponi anche. Rosponi. Cielo, eh? Sì. 50. Ok, poi amo Benitez. Non mi mettere in difficoltà, è il mio mister, di sicuro un grandissimo rispetto. Cielo. Lo ami? Cielo? Se amo il mister, lo rispetto. Non devo amarlo, ma lo rispetto. Lo seguo. Manca? Amare il mister. Cielo manca, è cielo un cielo. Manca, una via e mezzo, ma rispetto grandissimo. Rispetto, ok. Io lo amo moltissimo se continua così. Libero troppo poco. Ammirarsi nudi allo specchio. Cielo, per forza. Per carità. Per carità? Preferisco farmi ammirare. Ma da chi se non c'è mai nessuno? Da chi? C'è? Allora c'è qualcuno? Beh, mi sembra un sentimento coerente. Sì? Preferisci ammirarti o farti ammirare? Ma io mi butto sotto ammirato. Il piumone direttamente, non lo so. Io cielo, sì. Tu non cielo? Pensi. Va bene. Simulazione di fallo. Lui moltissimo. Sì? Sì, sì. Cielo. Ah, sì, eh? Quando perdi il pallone cerchi in ogni caso di rimediare almeno un fallo. Ok. Simulazione di fallo? Soprattutto va trovata negli altri. Va trovata negli altri? Eh sì. Bisogna accusarli di simulazione di fallo. Ah. Sesso e sganassoni. Scusa? Non lo so. Sesso e sganassoni. Sesso e sganassoni? Sì, il sesso un pochino... Che violenza. Un po' violento. No. Manca? No. Manca. C'è chi piace però, eh? Vero Arisa? C'è chi piace. C'è chi piace. Conferma. Non che piaccia a me, che c'è a chi piace. Brava. Precisiamola. Melissa? Ma secondo me il presidente piace prenderle.
Al presidente piace prenderle. Le carte un po' hanno detto quello prima. Le carte hanno detto le quello? Le carte dicevano quello. Ma che carte sono, scusami? Sono fasulle. La sanno lunga. Tarocche. 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 Ma che roba. Carte tarocche. Va bene, autoerotismo. Insomma. Sì. Una volta. Cielo. Una volta. Una volta. Una volta. Cielo, quindi. Cielo, ce l'avevo. Cielo. Cielo. Cielo, ce l'avevo. Va bene. Due. Okay. Faceva le flessioni. Scusami, un attimo solo. No. Ok. Uno. Non ce la fai. Io adesso diciamo che sto muscolo qua, questi pettorali, e potete vedere che sta lavorando su questa fascia qua, e anche su questa, vi voglio dire, qua sotto. Grande, ci vogliamo grande. Bene, ci manchi, torna a trovarci. Allora, lui ha fatto 5 flessioni e quindi ti volevo chiedere, non ce la fai, vero? Forse da solo. Che cosa? Senza il peso. Senza il peso? Perché dici che peso? Allora, tu scendi per fare le flessioni, io controllo. Se mi guardo indietro ho fatto tante cazzate. Ce l'ho pure io, sì. Ce l'ho. Ok. E me ne mancano pure tante altre, voglia. Sogni erotici ad occhi aperti. Ce l'ho. Sì. Cosa sogni ad occhi aperti? Ma se... sogni erotici, hai detto. Non si possono dire. Con chi? Ma non si possono dire. Ma ti capita? Ma chiedilo a lui, ce l'ha anche lui. Guarda, io li faccio pure con occhi aperti e uno chiuso, quindi... Sì, me la tiro. Ce l'ho. Ce l'hai? Te la tiri? Un pochino. Guarda Risa che fa così. Sì. Sì. Falsa! Dai, un po' sì, gli attori se la tirano. Non tutti, caro. No, un po' ce la tiriamo tutti, insomma, e me ci metto anch'io, però no tanto. Non tanto, no. Quello va bene, dai. Quanto basta, dai. A me i soldi danno la felicità. Li danno al mio commercialista, quindi ce l'ho. Ce l'hai? Ce l'ho. Ce l'hai. Fare l'amore appena svegli. Mi manca un po' da un po' di tempo. Però l'hai fatto? Sì, lo quindi ce l'hai. Sì, ce l'hai. Ce l'hai. Sì, ce l'hai. Ok. Ce l'hai. Appena svegli, però. Anzi, mi sono stato svegliato perché dormivo tanto bene. Invece. Isabella? Ah, devo rispondere pure io. Sì. Che fa? Rispondo solo io. Mi manca. Ti manca? Non fai l'amore la mattina? No. Ce l'hai quindi. Ah, ce l'ho. Sì. Ce ok. L'avevo. Recito come magno. Ce l'ho. Quando per strada non mi riconoscono mi deprimo. Mi manca. Proprio non mi manca. Mi deprimo per niente. Mi deprimo per niente. Anzi, io mi nascondo quindi tante volte. Veramente. Di trasfuso. Beati voi, a me mi chiamano Vittoria Cavallo. è vero. È vero. Sì. A una buona canna non dico mai di no. Mi manca. Ce l'ho. Ce l'hai? Quindi se capitasse, sì. Sì, certo. Giochi di ruolo erotici. Giochi di ruolo erotici. Vestiti da infermiere, da cameriere. Mi manca completamente. Da cane, da... No. Mi manca completamente. Sarei capace, no? Sesso e schiaffoni. Mi manca. Ma che siete matti, ma già... Ma chi è questo? Autoerotismo! Quello, ci ho costruito una casa.
Isabella, ce l'ho. Ce l'hai. Va bene. Tu rubi a me e io rubo a te. No, parliamo. A me mi hanno rubato due pezzi di torta. Che ho fatto? Che mi sono lamentata? La mattina dopo che devo fa? Mi devo alzare a prendere quattro pezzi? No, semplicemente li levavi a qualcun altro. Ma che discorso è? È sempre una cosa che va avanti, no? E infatti, soldi che sono contraffatti, perché girano? E allora chi ha fatto una rapina dice, facciamo un'altra rapina. Ma cos'è sta roba? E il dialogo del Grande Fratello, sai che noi leggiamo ogni tanto dei pezzi del Grande Fratello. Sì, grazie, lo so perché lo conduco il programma. Ma dai, okay, sai che ti dico? Che è un'idea orrenda. Ma no, no lo fai, dai, lo fai tu stavolta. Ma perché il Grande Fratello? Ma che schifo, dobbiamo sempre citare sta roba qua. Fa orrore, guarda. No, mi sembra un'idea del cavolo. Mi spiace, però in realtà invece insomma potrebbe essere carino che tu leggessi tu, ecco. Ma perché io? Ma scusa, perché non... Chi lo fa? Con chi? Sei tu e Argentero. Adesso la guardo un attimo. Ah. Se... Cioè, continua a non piacermi tantissimo, però dobbiamo vedere c'è un po' se... di più. Perché magari alla fine credo si bacino. Ok, va bene, dai, vado a prepararmela un attimo. Stampa la Favino. Ehi. Victor Victoria, niente come sembra, è presentato da... No, rien de rien. Fai anche tu come Piero Guerrera. Per i suoi glutei, Piero usa... niente. Je me fous du passé. Niente, Pugom. Obiettivamente serve una sigla per cominciare. Con questa che abbiamo l'hanno schifata anche su Sky. Questa sigla non è un granché. Lo capisco anche da me. Se c'è una cosa che mi consola e che siamo a metà, provo a cantarla alla Malika. Questa sigla non è un granché, ma si canta quel che c'è. Questa sigla non è un granché, lo capisci anche tu. Anche questa sera abbiamo la nostra Melissa pronta a fare il mazzo. Volevo salutare anche il maestro Barbera. Prima di cominciare però io vi voglio ricordare che la 7 e il Corriere della Sera sostengono la popolazione del Veneto duramente colpita dall'alluvione. Fino al 30 novembre potrete inviare 2 euro con un sms al numero 45501 da rete cellulare Team Vodafone Wind e 3 oppure chiamando rete fissa da rete fissa Telecom Italia. A questo punto io voglio andare subito da Geppi Cucciari per sapere chi non viene. Mi spiace Vicky, come al solito cominciare con questa notizia un po' brutta, ma io so che ce la possiamo fare, facciamoci forza. Dai, non sarà con noi, non sarà con noi Silvio Berlusconi. Lo so, non ci sarà. Sta scrivendo un libro sulla crisi. Bella questa foto. Dubbiosa, un po' dubbiosa. Sta scrivendo un libro sulla crisi di governo dal titolo Una volta qui era tutta Carfagna. Su un gioco di parole, pensate, orribile. È orrendo. Non sarà con noi Fabrizio Corona e questo veramente mi dispiace moltissimo. Sì, mi dispiace questa cravatta sobria perché sta litigando con Belen da quando ha saputo che un tizio argentino la sta ricattando. No. E lui ha detto, no, volevo ricattarti prima io, porca loca. E non se ne è fatta una ragione. Non sarà con noi, cara Vicky, sì. Cara Ellen, adesso l'ho ricordato. E salutiamo zia Ellen. Non sarà con noi Jim Morrison. No, perché a quest'ora sta shakerando Kai Pirosca nel suo bar di Parigi. Tutti credono che sia morto, invece si sa che gestisce un'attività commerciale a Parigi insieme ad altri personaggi di cui si è persa ogni traccia, Elvis Presley e Piero Fassino. Ciao Elvis, anche Elvis. Ciao a tutti. Va bene, grazie
mille Geppi, noi ci vediamo tra pochissimo. Prego, che oggi c'è... E adesso io direi che è il momento di entrare nel vivo della nostra puntata, per cui io passerei la parola subito alla nostra Arisa, che ci introduce il primo ospite. Prego, Arisa. La valigia sul letto è quella di un lungo viaggio, e tu senza dir niente hai trovato il coraggio, con l'orgoglio ferito di chi poi si ribella, ma quando t'arrabbi sei ancora più bella. E così su due piedi io sarei liquidato, ma vittima sei di un bilancio sbagliato. Se un uomo tradisce, tradisce a metà. Marco Simoncelli, non eri più qua. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale. Non ti sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per pagare? Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale. Dentro quella valigia tutto il nostro passato non ci può stare. Grazie mille. E a questo punto facciamo entrare un campione, Marco Simoncelli. Tutto bene? Ciao, tutto bene Marco? Tutto bene. Ho visto i che... punti tutto a posto. No, ma, vabbè, poi te li faccio vedere. Non è carino adesso, se no sembro l'ingegnista orale. Perché... No, non sto facendo satira politica, scusate, ho fatto un piccolo intervento. E niente, Marco, è un piacere averti qui. E a questo punto accomodati pure. Là. Okay. Allora, ti stavi accomodando qua tu, giusto? No, dopo ho visto che c'era scritto il tuo nome, allora non mi sono affardato. Quindi tu non guardi mai la trasmissione? La guardo a tratti, però eri sempre in piedi quando lo guardi. La guardi a tratti? Sì, solo che quando, nei momenti che l'ho guardata eri sempre in piedi, quindi non ho capito dove... Cos'hai fumato? Sono sempre seduta, non mi muovo mai. Senti, allora, smazzo il mazzo, cosa vuol dire? Che vado a spaccare. Che, dove? Là. Bravissimo, perfetto, dai, aiutate la guardi. Vado. Vai, vai, vai dalla nostra Melissa. Ciao. 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 Ok. Spacco, Perfetto, via. Grazie. Puoi tornare qua, vieni qua. Arisa ti guarda, è incuriosita, la vedo. Perché non riesco a vederti bene il viso. Aspetta, allora mi metto l'elastico. No. Sempre a portata di mano, l'elastico. Oh. Eccolo. Ah sì, così proprio si è migliorato tantissimo. Proprio. Sai, con questa capigliatura quante ragazze ho preso in discoteca? Sì, si sono incastrati nei capelli, immagino. Ma sto scherzando, in realtà ti adoriamo e è il tuo tratto distintivo, ne parleremo tra pochissimo. Però noi, come tutti gli ospiti, come con tutti gli ospiti, noi cominciamo sempre con una googolata. E quindi abbiamo voluto fare... No ragazzi, scusatemi, questo è il prossimo ospite, Luca Argentero. Sono dei pirla in regia, hanno sbagliato la googolata, però... Ma già che ci siamo, da uomo, proprio sì. Così. Aspetta, no, Arisa è... Ma perché? Arisa non parla più? Non ho parole. No, dico perché... No, dico che... Niente. Arisa Argentero, non ho capito niente. Ecco, da uomo, un parere... Come lo giudichi uno così? Simpatico. Simpatico, anche a me è venuto in mente l'aggettivo simpatico. No,
no, no, non ti vogliamo mettere pressione psicologica, assolutamente. Vediamo la tua di googolata. È un'altra roba però questa cosa qua. Scusami. Allora, cosa c'entrano Mago G e Napor So Capo? Voglio capire. Anche Valderrama c'è, anche il mitico Valderrama. Lì, eccolo lì, eccolo lì. Bene, stai... quindi, cosa vogliamo dire di questa googolata qua? È un gran figo quel personaggio. Napor So Capo. Senti, tuoi capelli sono stati ufficialmente, so, e tu lo potresti confermare, omologati come casco, è vero? Sì, sì, è vero. Anche adesso, in questi giorni proprio, dovrebbe passare l'omologazione. Dal prossimo anno potrete trovare in tutti i negozi di caschi AGV il casco con i miei capelli. Stupendo. Non è male, perché io mi ricordo, c'è stato un periodo in cui tutti andavano in giro con tipo delle orecchiette sul casco. Te lo ricordi? No, se, perché... Si usa ancora, si usa ancora, no? Delle orecchiette sul casco, le code... Ma quelle erano le conigliette di Playboy, no? Esatto, però quelle erano... Però sarebbe bello un casco con i tuoi capelli. Sì, sì, sì. Per le gare magari no, si perderebbero quei 30 km di aerodinamica. Però... Senti, ma tu ti sei mai chiesto come staresti con i capelli diversi? Sì, ma infatti diciamo che la mia scelta di averli così è perché sinceramente io, secondo me, quando ce li avevo più corti, perché ce li ho avuti anche più corti, facevo cagare. E quindi adesso non è che sia bellissimo, però è la meno peggio, quindi okay. Ritengo così. Quindi così sei meno peggio? Sì, sì, sì. Sei sicuro? Cioè, hai capito com'è? No, 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 però io ho ancora curiosità e quindi voglio fare una piccola prova per vederti con, se me lo permetti. Vai, va bene. Posso? Sì, aspetta. Voglio vederlo con dei capelli diversi. Ah, ti devo mettere la calza. Vai, tienila davanti. No, non sta per fare una rapina, Simoncelli, tranquilli. Ecco, fermala lì. Oh, allora, proviamo aspetta. Con dei capelli Ma non è mica biondi. Male, questo. Me la lasci che se fa freddo st'inverno vado in giro. Vado? Vai. Andiamo, io tengo davanti. Non va, Vai, vai. Sono a posto così? Beh dai, sono... Biondo non stai male, sembri Thor. Neanche bene, però. Sembri Thorny Beautiful. Aspetta. Io. Ecco, la lanciamo là. Vediamo. Bruno. Queste qua sono delle parrucche per, non so... Belle queste parrucche, delle acconciature sì. Che si vedono in giro spessissimo per strada. Abbiamo messo al contrario. Forse al contrario. È talmente brutta che non saprei come metterla. Beh, meglio biondo, comunque. No, aspetta, sembri la brunetta dei ricchi e poveri, così. Allora, vediamo. Invece un pochino più anziano. Vediamo brizzolato. Ragazzi, questo è di un... Questo era un coniglio. Quello l'ho investito a venire in qua. Dai! Aspetta, vai. Così, ma io non ho capito qual è il verso secondo te. Ma non lo so, è brutto uguale, vai, vai. E beh, così già avrei il mio fascino, secondo me. È orrendo. Bene. Aspetta. Allora, abbiamo voluto invece vedere come starebbero i tuoi colleghi con i tuoi capelli. Per cui, vediamo, abbiamo alcune foto. Ecco, ma Biagi. I cugini di campagna. Questo è Melandri. Melandri, eccolo qua. Vale. Vabbè. No, no, stanno decisamente meglio a te. Oddio, anche Vale però ha avuto il periodo un po'. Aveva anche lui un po' rizzi una volta. Esatto, esatto. Siete molto amici, vero voi? Sì, sì, sì. Parecchio. Parecchio. Senti, a proposito di Valentino, tu hai dichiarato una cosa, che di Valentino Rossi ce n'è uno solo. Non è che ho detto... E imitarlo poi... è impossibile. Sì. Non è una sfiga enorme sapere di, non so, gareggiare contro un fuoriclasse, uno che è molto più bravo di te? Ma è una sfiga... Siete delle... Chi di spada ferisce, no? Grazie, quella la tagliamo. Quindi diciamo, siete amici con Valentino Rossi? Sì. Sto dando un raccordo alla regia, ma non è vero, non la taglieranno mai. Ecco.
E com'è Sommarsa? No, perché gareggiare con lui sei contro una, siete tutti e due campioni. È però. Una bella bega perché insomma lui va veramente veramente forte e quindi è fatica batterlo, però comunque è anche un grande stimolo perché se poi riesci a battere uno come lui, insomma, ci godi veramente tanto. Ecco. Esatto. Senti, io ti voglio chiedere, voglio approfittare di te, vieni con me un secondo. Vai. Sì. È una vita che cerco di avere Valentino ospite. Mm. L'ho chiamato nel 96 e sto ancora aspettando che si liberi l'agenda, un buco. Gli dici che non mordo? Va bene. No, solo che non mordi? Sì, che non, cioè, convinci, visto che siete amici, tu sai anche che argomenti usare. Digli che sono gnocca, non lo so, che ho delle belle scarpe. Più che altro che bisogna sapere se la dai facile o no. Ci possiamo mettere d'accordo. Possiamo parlarne. Ok. Possiamo dire perché lui dice che è uno un po'... È sensibile all'argomento? Gnocca. Alla gnocca, sì. Sì. Ma per me piace. Ne abbiamo quattro qua. Vale, ti aspettiamo. Qui c'è un cane che ha perso il pelo un po'. Sei tu, sono i tuoi capelli, io? Te lo voglio dire. Ti spazzolo dopo. Non erano quelle quattro parrucche di me? No, sono i tuoi. Senti, so che tu hai un talismano portafortuna, è vero? No. So che tu hai un talismano portafortuna, è vero? La piadina! Sì. Sì, 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 sì. Sì. No, a me mi piace un bel po' la piadina. La porto infatti sempre alle gare sul camper, se c'è una cosa che non manca mai è la piadina, però... E dove te la metti mentre corri? Nella tuta. Sono davanti? Qua. Sì, perché... Non è scomodo mangiarla in curva mentre... No, no, ma è perché non ho voglia di aspettare magari di arrivare, diciamo, al parco chiuso, il podio così, allora me la mangio appena tagliato il traguardo. Ok. tu hai dei portafortuna, Risa? No. Ma poi non puzza? Dipende cosa ci metti dentro. Tu, Melissa? Ma io non esco mai senza la pipì dei miei gatti addosso. Ah, però. Quindi è un portafortuna, evidentemente. Cosa hai detto? A lei non ho sentito. La pipì dei miei gatti addosso. Ah, hai proprio detto questo? Sì, pensavo sì. Ci fossero problemi di fusione. Hai detto questa cosa. Benissimo. La pipì, no, scusatemi, un secondo, no, ma mica me la cerco avanti perché mi divento pazza. La pipì dei gatti. Ma io addosso. Non me la cerco, sono loro che pisciano sopra le mie cose e poi me la porto addosso ovunque. Quindi è un po' un talismano a un certo punto. Che cos'era quel profumo? Vedi. Siete pazze! Sono pazze e niente. Comunque non l'avevano scritto. Senti, ma a proposito di Romagna, sì. Allora, insomma, in Romagna hanno rivalutato praticamente tutto. C'è una cosa che è in via d'estinzione ed è il liscio. Ah, dicevo quindi... la gnocca, mi stavo cominciando a preoccupare. Oh, è in fissa anche tu sei in fissa come Vale? Un po' sì. Sei fidanzato, vero? Sì. Benissimo. Vuoi dire qualcosa alla tua fidanzata? Ma è che nella categoria gnocca c'è soprattutto... Io penso... Parlo della mia fidanzata quando parlo di gnocca. Beh, io sto... Non sono uscito. È un ne sei uscito benissimo. Allora, dicevamo che il liscio è un ormai in via d'estinzione e noi vorremmo, visto che sei famoso, che tu diventassi un po' il testimonial. Ce ne sono stati altri illustri nel corso delle nostre edizioni, quindi a questo punto io vorrei far entrare la nostra insegnante di liscio, alzati pure con me, Carmen! Ciao, ecco qua, Marco, veniamo un pochino più avanti. Siete sicuri? Perché vedere ballare me è come vedere ballare Pinocchio quando era ancora di legno, presente? Benissimo, ma guarda, non sei l'unico, per cui, e poi Carmen fa miracoli, vero? Sì, certo. La Carmen fa miracoli, quindi sei pronta a far ballare Simoncelli? Prontissima. Allora, facciamo una cosa. Voi cominciate a scaldare le gambe nel frattempo. Io lancio la pubblicità e torniamo tra pochissimo qui con Marco Simoncelli e Carmen che ballano liscio. Allora. Più liscio per tutti! Marco. Allora, prima di tutto dobbiamo guardare la nostra postura. Ok. Allora, tutti i Tanto adesso la rifacciamo quando rientriamo, però intanto faglielo vedere, Carmen. Cioè, un, due, tre. Un, due, tre. Un, due, tre.
Vittoria, siamo in compagnia di Marco Simoncelli e della nostra Carmen, insegnante di liscio, perché vogliamo salvare il liscio che è in via d'estinzione, quindi più liscio per tutti. Dovremmo avere anche la nostra grafica qua dietro. Allora, Marco, postura. Testimonial d'eccezione. È Marco e quindi... Le gambe che molleggiano. Carmen non è mai uscita dal personaggio, sta facendo un culo così da quando... Un, due, tre, un, due, tre. Ok. È capito? Perfetto. Perfetto. C'è il giro? Lo facciamo con la musica? Dai, lo facciamo con la musica, con la lui musica. Credo che abbia... Hai capito tutto? Alla perfezione. Ricordati... Non mi sembra convintissimo. Prego. Senti? Mi raccomando, Marco. Un, due, tre. Un, due, tre. Un, due, tre. Silenzio. Fai la giravolta, così. Mal bestiano la caviglia. L'ho fatto male? Mi stavo chiedendo Simoncelli. Carmen, guarda che lui poi deve gareggiare, è un casino, Non so, sei assicurato? Mal bestiano. Ferma la musica un attimo. Sei assicurato sì, tu? Sì, tutto a posto. Tutto posso a posto. Anche rompere tutte e due le gambe. Se ti rompe una gamba? Non c'è problema. A quella di scorta. A quella di scorta. Modestamente, Grazie mille. No, vai, adesso si manca. Allora. Non mi ha fatto fare un figurone. Kate, vai tranquilla. Kate è la tua fidanzata, sì, vero? Sì. Vai tranquilla. Tranquilla. È in buonissime mani. Prego. Vai. Un, due, tre. Un, due, tre. Un, due, tre. Prendilo, ora adesso iniziamo. Così? Sì. Un, due, tre. Forza! E adesso? Grazie mille alla nostra Carmen! Grazie, ciao! Grazie! Ciao! Benissimo, grazie Carmen! Grazie! Grazie a te, veramente, ciao. Accomodati pure! Marco, accomodiamoci! Non so se i Casadei saranno felicissimi di questa prova. Secondo te ce l'abbiamo fatta a salvare il liscio? No. Ma tu sei sicuramente la moto più veloce, una delle moto più veloci d'Italia, ma anche la patente più veloce d'Italia. Allora, io ho saputo tra prenderla e riconsegnarla. No? Esattamente. Cioè, tu hai preso la patente 2 giorni dopo te l'ha ritirata? No, la storia è stata diversa, che io prima ho preso la patente della macchina e poi quella della moto, no? Okay. Però ti ridanno tutta la patente. Però sì, in effetti, l'ho presa, quando ho preso quella della moto, quindi mi hanno ridato la patente nuova, l'ho presa e tipo, e infatti è uscito anche l'articolo sulla gazzetta, Simoncelli prende la patente della moto di qua di là, con la foto mia con la patente così. Dopo 2 giorni me l'hanno ritirata e è uscita sempre la stessa foto, quindi Simoncelli mi ha ritirato la patente. L'ha ritirata? Perché ho fatto un sorpasso in un punto dove non si poteva superare, quindi me l'hanno presa per un mese, ecco. Hanno fatto bene, diciamo. Hanno fatto bene. Sì, sì, sì. Ecco, ma se ti ritirano la patente della moto, no? Cioè, poi tu puoi gareggiare? Sì, sì, perché per non serve la patente in pista? No, serve la licenza e quella è, diciamo, è indipendente dalla patente, non c'entra cioè niente. Che se vado io posso correre in pista, come funziona? Ah sì, se c'è qualcuno che ti dà la moto, sì. Più facile che ti diano un ombrellino da tenere sulle griglie, secondo me. Irene Grandi ci ha raccontato che una delle sue perversioni è quello di fare sesso in motorino e che insomma le è anche capitato. Ma mentre si va o mentre è parcheggiato? Ecco, questo lo volevo chiedere a te perché tu sei l'esperto, quindi io farei entrare il nostro motorino, la nostra Vespa. Vieni Marco. Ecco, perché tu hai fatto una domanda, credo, giustissima. Tu hai fatto sesso in motorino, sì. No. No. No, no, no. Però per te è un lavoro, quindi sei il massimo esperto, diciamo, di... Sì. Di cosa? Di sesso o di motorino? No, no, di, diciamo, posizioni e cose che... ecco, se dovessi immaginarti di fare sesso, diciamo, sì, in motorino, ecco, quante posizioni ti vengono in mente qua?
Ma ce ne sono svariate, poi questa è la sella anche confortevole, lunga, matrimoniale, quindi, sì, sì, esatto. Sì, quindi c'è sì. Un po' spazio per tutti. Quindi, vabbè, quindi... facci vedere delle combinazioni, diciamo, il Kama Sutra della Vespa. Allora, te fai la donna o fai l'uomo? Io... l'uomo, perché so che ti piace far la donna, vai. Okay. Ok, come ci... Ma... Melissa, se vuoi dare dei suggerimenti, secondo se me ti viene in mente qualcosa. Poi c'ha tantissime cose, vedo che c'è anche il portapacchi dietro. Sì. E cosa faccio? Mi strizzo un braccio con il portapacchi, cosa sì, guarda, la posizione giusta è una, te la dico io. Vai, facciamolo, però da fermi, sediamoci. Perché dovresti guidare te, che sei la donna, e quindi di far, già far guidare una donna un motorino... E io sono bravissima, io ce l'avevo anche elaborato, okay. Vai. Allora, te ti dovresti mettere un po' in carena, cioè metterti un po' giù così, brava, e dopo il passeggero potrebbe tranquillamente è fare l'uomo. È comodissimo comunque, così è. Bisogna rivedere il parabrezza comunque. Allora, io mi metto così, okay. E il passeggero... Si fai il passeggero dietro, però. Io faccio il passeggero, così, e poi dopo di che... Si può, se te ti mettessi in carena in maniera giusta, la mia amorosa mi lascerebbe, però si può, ecco, sarebbe una posizione di... Ok, okay. Poi un'altra. Ok, questa qua diciamo, aspetta, stai dando le spalle a te, sì. Questa è quella più convenzionale, classica, che è venuta okay. In mente a tutti, sì. Poi una più creativa. Dai, una più creativa la devi inventare te. Ma tu sei l'esperto delle moto, io cosa ne so? Ma la moto, diciamo, in tutta la mia carriera è stato un mezzo per poi arrivare magari a fare sesso, non un mezzo con il quale fare sesso. Niente, via la Vespa, via la Vespa. Ecco, però posso, però sono curiosa, al di là dell'argomento sesso, sono curiosa di capire come stai in moto tu. Cioè, se dovessi guidare questa moto qua, okay. Sei uno di quelli che, non so, un po' guida aggressiva, gambe di là, non so... Ti butti così, fai le figure. Come ti... Questa posizione... Come guidi il motorino? Così. Mettere in carriera. Così. Facciamo una piega. Ah, questa è la piega? Sì, sì. La piega. Cioè, comunque deformazione professionale anche con... Sì, no, ma io poi nella mia vita mi sono fatto molto più spesso male con tipo, dei motorini un motorino da strada che in pista, sì. Veramente? Sì. Sì, 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 sì. Sei più spericolato su questi? No, sono scemo, è diverso. Allora, mentre portano via la Vespa, io ti faccio vedere che tu sei famosissimo anche in America, guarda. Tu e papà per Natale mi regalate il 125. Voglio fare le pieghe in centro. Ma ti hanno bocciato 3 volte. All'esame di patente, alla prima curva sei finito nella vetrina dell'estetista Mirella. E alla teoria hai sostenuto che prendi sempre le rotonde contromano perché non capisci dove minchia devi andare. Sono troppo rotonde, mamma. E allora lo vedi che devi stare a casa con la tua mamma. Al massimo vai in Graziella. Ma con le rotelle di sicurezza dietro e se vuoi, ti metto la cartolina tra i raggi che fa ratatata e ti sembra di stare in motore. La vedi sta cretina che origlia dietro la porta? Me la manda la motorizzazione civile. Vuole vedere se ti compro la moto. Hanno capito che non hai le doti necessarie e tu sei bravo a metterti i ferri da stiro nelle mascelle, a ballare la macarena dalla Carlucci, a recitare con il pathos degli stipiti di quella porta. Dalla quale ci sta guardando quella cretina, ma cosa stringe gli occhi? Adesso basta, io sono bravo. Anche Marco Simoncelli ha iniziato con la 125. Lo dico per quella della motorizzazione che sbircia, lo vedi che ho già i capelli imbarazzanti come i suoi, che devono farmi un casco speciale solo per me. Meno male se n'è andata, perché se scopre che Simoncelli è caduto nel vialetto di casa sua, stressa pure lui. E comunque lui è romagnolo, lo sanno tutti che per andare in moto... Bisogna avere la S grassa e parlare con la bocca piena di strutto. Dire socia. Boia d'un mon leder, piadina, crescione, come quell'altro Valentino Rossi. Valentino Rossi è di Pesaro, che è nelle Marche. Ah, bravo Lorenzo.
Campagnari. Pensare che a me Beautiful non mi piaceva, adesso... Adesso hai visto che parlano di attualità, parlano infatti, anche di te. Infatti, tutto, adesso lo guarderò sempre. Lo guarderai sempre. Senti, allora, ho scoperto questa cosa, che quando tu hai un momento libero, corri subito al bagno al freddo, a Riccione. Davvero non hai il bagno in casa? Sì, purtroppo, no, diciamo... dai, non rispondere, ti prego, cos'è sta domanda? Scusate, siete dei cretini, voglio rulla fuori, li voglio umiliare tutti, sti deficienti. Sono loro che pensano a queste domande orrende, però se vuoi rispondimi pure. Il bagno al freddo? Che con i periodi di crisi che corrono, insomma, si tira a risparmio, il bagno si può trovare in giro, insomma. No, vabbè. Senti, allora, tu sei, dicevamo, hai come talismano la piadina, diciamo, come portafortuna. Ti sei mai fatto fare le carte? No. Allora, io ti mando subito la nostra Melissa e mentre ci vai, Melissa, guardi al volo se batterà mai Valentino Rossi? Sì, sì, decisamente. Vai da lei. Vado là? Sì? Sì. Questa cosa c'è in effetti, prima che me la chiedessi, infatti volevo proprio dirtela. Io non seguo assolutamente il tuo sport. Non so. Noi sì, invece. Ah. Io non ne so niente, sono ignorantissima. Okay. Non so con che contratto hai adesso, però è molto probabile che cambierai, si dice, squadra? Quando sì. Si parla di moto, ok. Che peccato. E non bene. Adesso, non subito. Quando l'hai cambiata l'ultima volta la squadra? Ma l'anno scorso, quando dal 2,5 sono passato alla MotoGP. Vedi? Quest'altro anno non la cambierò. Però datti un anno e mezzo. Un anno e mezzo, sì. Va bene, ok. Un anno e mezzo, e nello stesso tempo devi abbandonare la paura di convivere con la tua ragazza. Ah, però. Va bene, allora. Allora ci penserò su. Perché lei vuole molto e sarebbe una gran cosa anche per il tuo lavoro. Sì, dici che mi tranquillizzerebbe moltissimo, molto. Quindi lasciati andare. Ma, comunque ti do anche ragione, perché visto che lei è di Bergamo, io sono di Riccione, mi sono anche rotto i co**i di farmi 360 km tutte le volte. Quindi potrebbe essere una buona idea. Sì, lasciati andare, non avere paura di convivere, perché andrà benissimo. È un sentimento molto forte che vi lega, quindi vai sereno. Ok, va bene, grazie. Marco, puoi tornare qua da me? Grazie. Puoi tornare qua da me? Allora, è arrivato il momento del Ce lo manca e quindi io vorrei far entrare il nostro prossimo ospite. Il nostro prossimo ospite che dovrebbe già essere pronto. Io ti voglio fare una domanda. Sì, prego. Non bisogna tenere le braccia su sto divano. Che non... Come vuoi. Ah, puoi cavalcarla come una moto, se vuoi. Questo... Come una moto? Sì. No? Sì, sì, sì. No? No, sì. Come se fosse una moto, come ti piazzeresti su questo divano? Ma è una moto col cavalletto o senza intanto? Non lo so, vedi, come la vedi tu? Boh, la sella è lunga. Sella lunghissima. Altro che due persone qui. Esatto. Così ci mettiamo. Così? Sarà... Così in carina. Anche lì così? Quando guidi la macchina come stai? In carina, no. Con la macchina così. Ah, indietro? Indietro una roba giusta, così. Sì. Sì. Okay. Indietro. Allora, senti, è il momento, il Ce lo manca. Sì. Io quindi vorrei far entrare il nostro prossimo ospite, che è pronto, e quindi accogliamolo subito con il ballo di Paride, Luca Argentero! Come va? Io sto molto bene, Luca Argentero! No? No, non te la sei cavata così. Scusami un secondo, Marco, adesso arriviamo subito da te. Ma che ballo di Paride hai fatto? Non era... era sbagliato? Così? Notevole, no? Notevole, notevole. Va bene, dai, siamo... Grande, siamo sera, soddisfatti, accomodati pure, accomodati con il nostro Marco. Grazie. Vi siete mai incontrati prima? Buonasera. No. Buonasera. Arisa? No, mai. Guarda come sorridono adesso. Hai visto? Ah, così.
Sono bellissime, oltretutto. Sono bellissime, vero? Siete bellissime. Grazie. Cosa ridi tu? Ti sembra che io ridevo? No, allora ce lo manca, elencherò una serie di esperienze, sì. Dovrete dire ce lo manca, è anche retroattivo, per cui se vi è successo nella vita vale e quindi cielo. Okay. Sono vanitoso. Certo. Boh, cielo. Impennavo i semafori col motorino truccato. Cielo. Io proprio manca del tutto. Io cielo, di brutto. Ce l'avevo! Sì, eh? Sì, sì, tutti HF elaborato, avevo messo la Spitfire e poi la Leo Vinci. Vabbè. La parola canne l'ho inventata io. Manca. Non l'ho proprio inventato io, però c'ero, insomma. Cielo. Celicchio. 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 Sì. Non sono l'inventore ufficiale del Ross, però c'è. Manca? Manca, ma proprio completamente. No, dai. Celebrità a tutti i costi. Manca, manca totalmente. Manca. Quella sera in Riviera che ci ho dato dentro di brutto. Cielo. Cielo non in Riviera. Cielo. Ce l'ho in altri lidi. Sì? Dico macchio. Allora, le donne mi si lanciano contro come moscerini sul parabrezza. Io ho solo i moscerini sul parabrezza. Le donne... No, non, manca, non mi si lanciano contro. No, qui fai il modesto. Manca! Qui fai il modesto. No, no. Ti manderei là un attimo, scusa. E vabbè. Guarda Risa. Anche Melissa sorride stranamente. Allora, ho un sorriso per tutti, ma metà li manderei a cagare. Cielo. Cielo. Celicchio, sì, cielo. Celicchio? Quando vi capita? Qual è il momento proprio cui cioè magari uno non sopporta l'invasione? Ma no, in generale, che poi ma che può essere persone con cui magari ci devi lavorare, ma anche che ti vengono a chiedere la foto, l'autografo. Cerchi sempre di essere disponibile, però qualche volta a qualcuno cagare ce lo manderesti, ecco. Proprio... Sottoscrivo pienamente. Ok. Farsela addosso sul lavoro. Mi capita. A parte del mestiere, tocca che cambio la tuta dopo. Ma veramente? Ti è capitato? Quando cacci una martellata forte per terra. Sì. Cos'è la martellata forte? Quando cadi. Quando cadi? Con la moto, sì, sì. Ma cavolo. Cioè prima uno cade che capì. Diciamo, nel lasso di tempo tra. Mentre stai cadendo e che ti fermi e cerchi di capire se hai ancora tutte le ossa a posto, lì c'è un momento in cui di cagamento addosso c'è Luca. No, io no. Non mi capita. Manca. Sfondarsi di caipirigne. Cielo. L'ho fatto di mestiere. Cioè? Cioè? No, facevo il barman in discoteca. Ok, quindi... facevi uno e ne bevevi uno. Sì, la prassi era più o meno quella. Quella. Sesso con la fan. Sesso con? Con la fan. Ci stai anche pensando, direi che ce l'hai. Sì, ce l'ho, dai. A me manca perché non ho fatto in tempo a sfruttare... Quel mi sono momento, fidanzato subito. Subito. Braccino corto. No, manca totalmente. Manca anche a me. Manca. Un ex di cui sono ancora innamorato. Manca totalmente. Manca. Manca. Poi, l'ho fatto con due donne. Cielo. Ho detto cielo? Ho detto cielo. Hai detto cielo? No, hai detto cielo. Non capisco stasera. No, io non ce l'ho. Stasera non capisce, Risa. Io manca, ma vorrei tanto cielo. Vuoi dire qualcosa a lei che ti sta guardando? Ho detto che vorrei, non si può neanche... No, vorresti tanto. Va bene. Poi, svegliarsi con qualcuno al fianco che non ti ricordi bene chi è. Ce l'hai anche questo? Lui ce l'ha, dici sì.
Marco. Sì, dai, sì. Ce l'ha. Vabbè, ma queste sono reminiscenze universitarie. Certo, Erasmus, sì. Figurati. Ok, ammirarsi nudi davanti allo specchio. Qualcuno è svenuto di là. E se vuol dire constatare uno stato di forma, certo, sì. Ma ammirarsi no. Ammirarsi no? Ma no. Proprio l'autocompiacimento totale, no. No. Sì, no. Cioè passi così e... No, passo, vedo, se va tutto bene. Certo, come si sta? Tutto bene, bene. Marco? Io ci ho provato, però non ho capito cosa c'era da ammirare. Smesso. Sesso, schiaffoni e parolacce. Però, un po' manca. Un po' vuol dire che una parte no, c'è. No, manca del tutto. Manca. No, manca. Schiaffoni e parolacce. Autoerotismo? Cielo. Adesso. Poi, guardaci. Adesso voi donne magari fate le puritane così, ma... Sembra che siano solo noi, no? Poi, no. Ma non abbiamo detto niente noi. Qua ce l'abbiamo tutte, quindi siamo tranquille. Allora, adesso, prima di congedarti, c'è ancora il tuo sondaggio. Ah. Io farei entrare la nostra Geppi Cucciari, che ha preparato un sondaggio su Marco Simoncelli. Scusate tutti, ciao cari Geppi. Ospiti, ciao Vicky, scusate il ritardo, ma veramente ero a fare un giro col califone di Simoncelli e stavo facendo le penne in tangenziale. Allora, ti saluto caro ciao. Marco, che sei il mio pilota preferito, e tra l'altro so benissimo che sei romagnolo vero, non come Valentino Rossi, perché lui in realtà non è romagnolo. Le Marchigen. Sì, che sono finiti, ma non sono la stessa cosa. Sei allergico ai libri come Valentino, con una differenza: lui va più forte di te perché è inseguito dalla finanza. Allora, diciamo che sicuramente si può dire che Marco oggi è il più veloce pilota di MotoGP, se escludiamo Jorge Lorenzo, o Daniel Pedrosa, Valentino Rossi, Casey Stoner, Andrea Dovizioso, Benny Spice, Michele e Ponzi! Ponzi! vabbè, era un chiarimento che per amore di cronaca andava fatto, caro Marco. Comunque sono felicissima di averti qua finalmente davanti, perché guarda, i nostri destini si sono già incrociati diverse volte e purtroppo... Tana Vicky! E purtroppo... Ma perché fa sempre queste cose bruttissime da vedere quando io sto lavorando? Scusate, ci siamo già incrociati Marco, mi hai rovinato più di una serata, lo sai? Perché sì. Una volta... No, sì. Cioè no, non lo so. No, non lo puoi sapere, no, infatti vado subito a illuminarti. Questa è la sera che sono andata a vedere al cinema Blade Runner, ed ero dietro di me. Simoncelli porta quella zazzera assurda in omaggio a Lucio Battisti. Lei ha mai guidato a fari spenti nella notte per vedere se è poi così difficile morire? Sì, per l'11%, no, il 62%, non ha visto che sono un fantasma, 26,2%. Allora, l'italiano è prudente, caro Marco, non guida a fari spenti nella notte, anche perché metti che ti ferma ai carabinieri, 10 punti dalla patente te li possono anche levare. Tu invece sei uno che del rischio ha fatto il suo mestiere, soprattutto certe dichiarazioni che fai vengono messe in giro e diventa veramente un rischio se sono vere. Ad esempio, hai detto che la tua ragazza non sapeva che mestiere facessi prima di conoscerti. Giusto? Esatto. Esatto, così sembra Francesco Salvi. Hai detto anche che non hai mai fumato erba in tutta la tua vita. Infatti io lo so che è vero, perché tu l'assumi così, nella piadina, direttamente, perché è più veloce. Da ragazzo, seconda domanda del sondaggio vero, caro Marco. Da ragazzo Simoncelli scommise con un amico su chi baciava meglio una compagna di classe e perse. Detto questo, la compagna sarà mica stata un po' zoccola? Evidentemente sì, per il 65,2%. Allora, il magico mondo della Romagna, la nave del sole di Casadei è la nave scuola alle scuole, veramente superiori. Allora, va detto che tu hai ammesso anche che il motociclista ha il fascino della divisa. Esatto.
Esatto. Quella macchina qua devi metterla là. Però che non sei tanto bello, però che con la tuta, insomma, il tuo fascino si scatena. Vogliamo ricordare a tutti quanti, dirlo alle ragazze che lo guardano, che la tuta del pilota è imbottita. E non solo per protezione. Io lo trovo un bel ragazzo. No, io lo trovo un bel ragazzo. Io un bel giovanotto. Un e caro guarda, ragazzo. Se lo incontrassi per strada ti darebbe del lei uno così a te, capito? Cioè ci darebbe del lei perché è un po' più giovane, l'hai notato? Sì. Stai dicendo che siamo vecchi? Sta dicendo che lui è giovane, che è molto diverso. Grazie mille Jackie Cuccioli. Ciao Marco, ciao Luca dopo, ciao Vicky. E io ringrazio anche Marco Simoncelli. Grazie. Che... Mi dispiace quasi andare via. Guarda, torna quando vuoi. Okay, puoi accomodarti di là. Ciao a tutti. Ciao. Vi ringrazio veramente. Ciao. Che grande. Caro Luke. Come va? Bene, tu stai bene? Molto. Sai che cosa succede adesso? Ne ho una vaga idea. Ecco, c'è la nostra Risa che ha preparato un pezzo per te e quindi... che... Siccome non riesci a deglutire, io spero che riesca ad arrivare in fondo non a questa è vero. Meravigliosa canzone sì. Che è Tarzan Boy. Ok, mi siedo. Jungle life, I'm far away from nowhere. Hold my arm like Tarzan Boy. Hide and seek. I play along while rushing across the forest, monkey business on a sunny afternoon. Jungle life, I'm living in the open. Native beat that carries on. Burning bright, a father blows a signal to the sky. Look Argentero, does the message get to you? Oh, 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 night to night, give me the order, give me the order, change the night. Give me the order, give me the order, night to night. Give me the order, give me the order, whoa. Ma che bello! Bravissima, bravissima. Brava e bella. Brava e bella. Senti, allora... sì. Sì, sì. Sì. È così. Sì, sì. Diglielo tu, Luca. Grazie. Sei molto brava. Grazie mille. Sai che anche lei fa l'attrice adesso? La vedo, è spigliata. Sì. Allora, senti, noi vogliamo cominciare subito con una googolata. Oddio. L'abbiamo già vista prima, sbirciata per sbaglio, perché la grafica, insomma, si è sbagliata e l'ha mandata. Ecco qua. Oddio. Siamo stati... cosa si può dire di questa googolata? Che Dio esiste, direi. È ufficiale? Però non ce ne sono tantissime in nudo completamente. Perché ce ne dovevano essere, insomma, tre quarti sono no, nude. Dire, no, beh, tre quarti no, una metà abbondante. Porca miseria. Non ti eri mai googolato tu? Non immagino, ogni tanto capita di cercare delle cose che mi interessano, sì. Però le foto effettivamente... Cosa c'entra? Ah, Farnesi, calendario. Però, ecco, tu hai dichiarato questa cosa interessante, e cioè definirmi bello mi sembra esagerato. Tra i miei amici di Torino ci sono ragazzi molto più belli di me. Allora, alziamoci in piedi perché c'è con noi il presidente dell'associazione Brutti di Torino. Facciamolo entrare. So che ti vuole dire una cosa. Buonasera. Un secondo solo. Eccolo qua, prego. Vaffanculo, te e i tuoi amici. Ci vediamo tra poco.
pochissimo con Luca Argentero, state lì! Ma guarda, non è una battuta, te lo giuro, non sto scherzando. Ma infatti adesso quando rientriamo... Bentornati! Bentornati a Victor Victoria. Senti, facciamo subito la promozione perché è importante, tu sei, sei fuori con un film, vuoi raccontarcelo tu? La donna della mia vita, venerdì. Anzi, facciamo una cosa, sì. Io ti faccio vedere subito, ah no, ecco qua dietro, raccontacelo un pochino. La donna della mia vita, come vedete siamo due fratelli, io e Alessandro Gassman. E vi contendete la donna della La donna della nostra vita non è detto che sia un amante, una compagna, una moglie. In realtà siamo figli di una meravigliosa mamma che è Stefania Sandrelli. Mm-hmm. Ed è più probabile che sia lei la donna della nostra vita, come spesso succede nelle famiglie italiane, la donna della vita è la però mamma. Però non vogliamo svelare chi è la donna della vostra vita, perché te lo faccio vedere il trailer subito a casa. Vediamolo. Al cinema spopola il nuovo filone. Attori così boni che arrapano donne e uomini, cani e porci, putrelle e scolapasta. Dopo alcuni esempi non perfettamente riusciti, come Pippo Franco in Mi chiamavano James Dean ma non stavano tanto bene e Galeazzi in Ve lo giuro, da giovane facevo canottaggio, finalmente si è trovata la strada giusta. Alessandro Gassman e Luca Argentero sono al cinema con La donna della mia vita. E hanno già pronto il sequel, La donna della tua vita. Con quella che chiamano sempre giovane e irriverente VJ di MTV, anche se ormai l'osteoporosi avanza nell'inedito ruolo della Sora Maria che tutti la vonno ma nessuno la pia. Un film su due uomini in lotta per lei, in cui ognuno è convinto sia la donna giusta. Per l'altro però. È perfetta per te, rinuncio volentieri. No, no, prendila tu. E so che ti piacciono quelle tipette secche secche, no? Mm. Non fare complimenti, prendila tu. Ma chi fa complimenti? Io non posso, mi sacrifico volentieri per te, dai. Non so come dirtelo, sono già impegnato. E invece io sono gay. E lo dici a me, io sono lesbica. Parecchio. Talala. Mazza. Attenzione, per motivi libidinosi, da questo momento la voce narrante sarà femminile. La donna della tua vita, con quella disgraziata di Victoria Cabello, che torna al cinema dopo aver già duettato con Alessia Merz e una con la t-shirt nera. No, è un bravo ragazzo, io ho fatto male a lasciarlo solo di sabato. Ma soprattutto con Alessandro Gassman, nel ruolo di un tronco di cinghiale che levate, e Luca Argentero, nel ruolo di Mamma mia, capitami tra le mani, che ti faccio saltare e girare come una pizza margherita. Io direi che non c'è nient'altro da aggiungere. Non c'è nient'altro da aggiungere. No, questo è il motivo per andare a vedere il film. Esattamente. Vogliamo dire, non so, è al cinema? È al cinema da venerdì 26, la regia di Luca Lucini, esatto. Amico oltretutto sì. Tuo, e amico so di un tuo ex fidanzato, ma questo poi è un discorso che affronteremo a parte. No, vuoi raccontare altri miei? Fai pure, tranquillo. No. Volevo solo ricordarti che in pugno ho del materiale, insomma, interessante, che quindi dipende da come va l'intervista, lo posso decidere se utilizzarlo o meno. Anch'io, caro! Allora, senti, abbiamo preparato un sondaggio vero anche su di te e quindi io farei entrare di nuovo la nostra punta di diamante, Geppi Cucciari! Genè. No, è che lei si fa un po' pregare. Senti passi? Questo caracollo. Senti passi? E voilà! Allora... Ma che figura mi fate fare con gli ospiti? Io una scaletta ero un po' dopo. Lo sai che stavo mangiando? Geppi, scusa, puoi venire qua un secondo? Sono tutta spettinata, guarda, è proprio oggi che c'è uno figo, c***o. Come sono i greggi, sono tutta a posto. Scusa, Vieni ciao, Luca, piacere, ciao. 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 Vieni un secondo. Simoncelli così per giocare e poi facciamo sul serio, dai. Possiamo far vedere dove...
Allora, questa cosa non cos'è? È questa il microfono. È il microfono. Wow. No, vabbè, ragazzi, come, però... Come va in giro? Come vado in giro? Cos'è questa cosa? Cos'è questa cifosi nordotica? Cos'è questo sedere da paperino della conduttrice? Vai. Invece, guardate, cioè, la linea perfetta. Non c'è trucco, non c'è inganno. Che meraviglia. Accomodati, Jeff. Non lo sapevi, Luca? No, ho goduto di uno spettacolo meraviglioso io per... Ed è solo l'antipasto. Se ti è bastato a vedere dove tengo il microfono per incapricciarti, sono stuzzicato. No, ma non ti preoccupare, io rispetto di tua moglie. Allora, per darti subito il benvenuto, caro Luca, vorrei mostrarti il tuo calendario. Grazie. Allora, in realtà, allora, aspettate, allora, questo non è il tuo, è che abbiamo chiesto a Max di poter mostrare il tuo e non ci hanno dato i diritti. Però questo è il vecchio calendario di Frate Indovina, però anche so che loro si vogliono mettere un po' al passo coi tempi. Ecco il calendario del 2011 di Frate Indovino. Secondo me vende più copie. Che orrore. Comunque, se per rimanere al nostro Luca, le donne italiane si dividono in due grandi categorie: chi vorrebbero appendere al muro il tuo calendario, chi vorrebbero appendere al muro forse proprio te in persona. E secondo me in questo pubblico ormonalmente attivo ce ne svariate. Allora, caro Luca, vado a leggerti il sondaggio che abbiamo commissionato a tuo riguardo. Sigla. Luca Argentero ha lavorato per Carabinieri insieme a Elisabetta Canalis. Secondo lei chi dei due sapeva leggere e chi scrivere? L'Italia si divide più o meno in tre parti: Argentero leggere, Canalis scrivere 11,8, Canalis leggere, Argentero scrivere 19,2. Sono un carabiniere, non ho capito la domanda, quasi 70%. Povera arma. Il dato è sconcertante, questo spiegherebbe tante cose comunque anche sui risultati elettorali in qualche modo. Forse è l'ipotesi che i sondaggisti si inventano non soltanto le domande ma anche le risposte. Allora, una piccola curiosità, tu sai che da quando tu hai lavorato in Carabinieri sei rimasto talmente impresso che i carabinieri raccontano le barzellette su di te. Ne ho una. Quante donne ci vogliono per avvitare una lampadina a casa di Luca Argentero? 200. Lui ha vita e le 200 le guardano in culo da sotto. E si divertono molto. Gli guardano, ho detto le guardano. Volevo dire gli guardano. Intanto penso a lei. Penso in latino. Allora, seconda domanda. Anna Falchi ha detto che ha scoperto in Luca Argentero un attore molto dotato. Appresa questa notizia, riesce a trattenere quantomeno un risolino malizioso? No, quasi l'86%, caro Luca, perché evidentemente proprio accendi gli animi a livello anche un po' erotico. Allora, molta gente, insomma, abbina a te anche questo immaginario di bell'uomo, oltre che di grandissimo attore, però so che, insomma, a parte la tua laurea, tu hai fatto anche tanti piccoli lavoretti prima di arrivare al tuo mestiere attuale. Allora, hai fatto il barman. Sì. So che solo che tutte le clienti ti chiedevano di farsi scuotere come uno shaker. Hai fatto il cameriere, ma non riuscivi a lavorare perché quando chiedevi desidera, loro rispondevano sì, molto. Hai lavorato in aeroporto al check-in e le signore insistevano per soppesarti il bagaglio a mano. Ladies and gentlemen, attention please. E pensate, quest'uomo così bello, così simpatico, così intelligente ha dovuto chiedere alla moglie di sposarlo non una volta, due. Cioè lui gli ha chiesto una volta in ginocchio e lei ha detto no, voglio... richiedimelo. E gli ha dovuto richiedere seduta al tavolo al ristorante, è giusto? Ni, nel senso che gliel'ho chiesto dopo un mese che ci conoscevamo, quindi forse era prematura e sono contento anche di non aver fatto il tu dopo un mese gliel'hai chiesto? Sì. Miriam! E poi gliel'ho richiesto. No, poi gliel'ho... poi gliel'ho richiesto 5 anni dopo e effettivamente ci siamo sposati poi subito. Cinque. Era, no, era poi quella più formale e insomma. Dopo un mese gliel'hai chiesto? Sì. Mi dai il numero di Miriam? Perché voglio capire due cose che mi devono essere sfuggite fino a questo momento. Ma veramente? Eh sì, non abbiamo capito niente, un mese. Cioè, Miriam è bella, simpatica, carina, ma deve essere bravissima in generale proprio. Cioè, in tante cose che adesso ci sfuggono. Ci e sfuggono. Per quello noi vogliamo prendere lezioni. Devo dire, insomma. Ma te l'ha mai chiesto? Ma non te l'ha mai chiesto? A me? Chi? No, neanche delle persone, intendi? Ma se ne era parlato così, ma poi non se ne è fatto niente, come...
Sì, così, cioè, non è stato confermato. A me manco parlato. Comunque io ho dato la fiducia e poi ho cambiato partito. Allora, torniamo al nostro bell'uomo. Luca Argentero dice di essere diventato attore per una botta di culo. Sarà per questo che l'ha chiamato ospite. No, no, no. Allora, questa ci sta, ci sta. Dai, ci sta. Io ci mi sta. Dissocio da questa domanda, mi dissocio anche perché Ferzan, veramente, non l'ho scritta io, l'ho solo interpretata con una grande maestria comunque. Tu, tra l'altro, sei uno dei pochissimi autori etero che lavora nei film di Ferzan. Siete pochi. No, non è vero. Cioè, siete molti. Quanti siete? Decidi tu, guarda, io ti do ragione. Beh, il Saturno Contro, insomma, Stefano Accorsi, Pier Francesco Favino, io... No, infatti ho sbagliato, volevo dire che molti degli etero alla fine finiscono per interpretare dei gays. Ah sì, quello sì, è vero. È vero. Conferza, no, basta confondere le acque e si convince l'interlocutore. Sono pronta per la politica. Allora, io anzi, non soltanto, complimenti per il tuo lavoro con lui, faccio un appello a Ferzan. Se fai il seguito delle fatte ignoranti, io mi candido, non sarò una fata, ma se vuoi dimentico i due libri che ho letto, anzi quattro, e secondo me sono pronta. Oh, Luca, siccome Marco mi ha lasciato il califone, se poi vuoi, visto che c'è il selino lungo, andiamo tutte e cinque insieme. Anche il maestro Barbera, facciamo sei, va bene? Vengo volentieri. Ciao Luca, bocca al lupo. Grazie. Per il film. Brava. Geppi Cucciari. Oh. Senti, allora, tu hai recitato in Carabinieri, sì. Dicevamo, qua nel sondaggio, e devo dire che è una fiction molto bella, dove sono anche piuttosto selettivi, no, per quanto riguarda la scelta degli attori. Infatti abbiamo una lista qui di Marina La Rosa, eccolo qua, Walter Nudo, poi dopo abbiamo, chi è? Non so, Giorgia Palma, Simon Grechi, Antonio Zecchila, Eleonora Daniele, Dario Ballantini... E Alberto Tomba, che invece è un carabiniere vero, no, scusami, non c'entra niente. Insomma, fa parte della struttura di Carabinieri, esatto. Faceva parte, perché non c'è più Carabinieri, cioè quella di prendere personaggi anche, insomma, popolari e non necessariamente mestieranti. Però tu hai detto che è stata un po' la tua scuola di recitazione, giusto? Beh, nel senso che hai avuto modo per 7 mesi di lavorare sul set. 150 giorni l'anno, per 3 anni sul set a lavorare, insomma, cioè, è una bella scuola, impari un sacco di robe, che forse a scuola, cioè, in un percorso più accademico, ti manca un po' la parte pratica del lavoro, invece certo. Lì ti manca totalmente la parte accademica, però la parte pratica la impari, cioè arrivare al segno ci arrivi. Perché quella è la cosa difficile, è un perché casino, ci sono dei un incubo. Segni, uno deve prendere la luce, arrivare a quel segno lì, ma non deve guardare per terra e quindi deve essere convinto mentre dice le battute. Una specie di sudoku disegnato per terra e tu devi arrivare nella casellina giusta senza guardare. Senti, adesso, così giocando, chi era l'attore più cane, diciamo? Quello più meno l'attore meno bravo, diciamo, a beccare i segni, a darti le battute, a... Guarda, non è una questione di essere più o meno cani. Ci sono degli attori che, insomma, ed è comprensibile, ci sono degli attori pazzeschi con 100 film alle spalle, ci sono dei veri certo. Attori, Paolo Villaggio, Andrea Roncato, gente che ha fatto un sacco certo. Che, diciamo, prendevano leggermente sotto gamba la questione, quindi magari la battuta se la studiavano proprio al mattino, al trucco, bevendo il cappuccino. Non è un discorso di essere cani o meno. C'era chi prendeva più o meno seriamente la faccenda. E tu eri uno di quelli, mi immagino. No, io in realtà invece cercavo di sfruttare quel momento per imparare davvero qualcosa. Oltretutto ti danno una specie di acting coach che nient'altro ha come ruolo che... Acting coach. Un acting coach, dialogue coach. L'allenatore, diciamo, un allenatore. Dei dialoghi. Un allenatore, sì, quello che ti segue, perché nella stessa giornata tu giri la puntata 1, la puntata 16, la puntata 4, la puntata 6. Quindi con la stessa persona, e hai davanti la stessa persona, un secondo prima sei incazzato, un secondo dopo sei innamorato, un secondo dopo è il tuo migliore amico, e quindi lui tiene insieme i pezzi. Okay. Quindi per 3 anni avere una persona che, oltre a fare quello, ti può dare anche dei consigli pratici sul mestiere è stato utile, sì. Figo. Sì. Dai, senti, allora, senti, noi ti vediamo, sei un bellissimo ragazzo, sembri l'uomo perfetto, hai fatto i calendari e tutto quanto, però anche tu hai dei difetti fisici e l'hai dichiarato. L'hai dichiarato a Donna Moderna sì. Nel 2009. Tu hai dichiarato che hai mignoli curvi, vediamo...
Ah, questo sì, questo però è una cosa a cui sono affezionato perché ce l'ha mio papà, ce l'aveva mio nonno. Ok, insomma, quindi è un tratto distintivo, diciamo, della vostra famiglia. Ok, non lo vedo troppo come difetto. Infatti. Poi hai le orecchie diverse l'una dall'altra. Questa, una di mamma e una di papà. Cioè, una... Una è uguale a quella dell'orecchio di mamma, questo qui è più grande, e questo qui è più piccolo di papà. So perché. Scusa, le hanno appiccicate. Ma tanto? Sì, è vero, sono molto diverse. Sì. Beh, non farei questa faccia preoccupata. No. Però è vero, sono diverse. Quindi dicevamo, allora hai dichiarato, hai i mignoli curvi, le orecchie diverse l'una dall'altra, ma i testicoli esattamente identici. Da visita militare, sì. Ma non è scomodo, perché, no, per esempio, un mio amico è andato dall'urologo e mi ha detto che praticamente, cioè, una deve essere, non so che... Vogliamo per forza discorso. Approfondire. No, una deve essere un po' più... L'hai dichiarato tu, eh? Io ho dichiarato di avere i testicoli allineati? Identici, no. Ma ce l'abbiamo la dichiarazione? Ecco, guarda. Allora, che è diverso una data, i miei curvi testicoli sono identici. È un refuso di stampa, non lo so. Ma come è un refuso non di stampa? Non lo so, non credo. Ti pare che donna moderna sbagli? No. No, io non credo, adesso sinceramente non credo di aver Vogliamo dire qualcosa a chi ha questo tipo di problema. È un problema perché averli tutte e due... È un problema. Cioè, io vivo tranquillamente la mia vita molto serenamente con i testicoli allineati. Senti... Allora, qui noi a Victor Victoria abbiamo una tradizione che è leggere i testi del Grande Fratello. Va bene. Non so se ti è capitato di vederlo. Tu ogni tanto lo segui il Grande Fratello perché sei nato in qualche modo lì. Ma non sarei qua con te. Artisticamente? No, sì. Secondo me ci saresti arrivato Ma comunque. Non credo. Sì. Sarei a lavorare con mio papà, molto probabilmente. Tu dici? Beh sì, non ci sarebbe stato nessun motivo per avventurarsi in questo mondo. Cioè è stata una conseguenza di quello che è successo. Non Però, credo dai. Che saremmo qua. Ma non lo so. Comunque insomma sei molto bravo e io sono contenta che tu ci sia Grazie. Arrivato. Però dicevamo, sei nato il Grande Fratello, quindi io vorrei insieme a te adesso leggere un dialogo perché sai che stanno pensando di portare il Grande Fratello a teatro? Ah bene. Cioè per i testi contemporanei, insomma siccome c'è un po' di carenza ultimamente, vogliono prendere spunto al Grande Fratello, quindi io farei entrare i nostri leggi e se... Oh, perché così chiudiamo il cerchio, perché tu sei nato al Grande Fratello, sei diventato un bravissimo attore e qua chiudiamo perché torniamo un po' all'inizio. Vedo già l'intensità del dialogo. Allora. Sì, okay. Sì. Scusatemi, io non sono un'attrice, l'avete notato. Quindi sigla del Grande Fratello, il più grande mangia il più piccolo, tratto da un dialogo. Tra Pietro e Gwendalina. Perfetto. Allora, se a te ti rigano la macchina, te che fai? La prima macchina che ti trovi, la righi? No. Se ti spaccano la macchina, tu spacchi la macchina un altro? No, se mi rubano lo specchietto, io rubo un altro specchietto. Ah, perché sei furbo? No. Beh, magari io non ho fatto un cazzo e mi ritrovo la macchina senza lo specchietto. Ah, ho sbagliato, lo so, che devo fare? Ma non va bene. Nella vita sono tutti svegli, il coglione non va da nessuna parte. Ma a volte non vuol dire essere coglioni. Invece sì. No, significa rispettare le persone. Cioè, perché gli altri ti rispettano, secondo te? Cioè, se a me mi sono sparite le sigarette, il dolce, il pane, quello, quell'altro, vuol dire che mi rispettano? No, e allora non rispettano te. Io non rispetto te, chiunque tu sia, non lo so. Vabbè, vedremo, prima o poi arriverà a lui o a me. Vabbè, io la vedo in un altro modo. Se uno non cominciava, io non cominciavo. Io la vedo in un altro modo. Non è detto che il tuo sia il modo giusto. E se qualcuno si è mangiato il mio dolce, spero gli vada di traverso. Grazie. 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 Ma scusa, ti è criptico. Criptico, no? Criptico. Com'è stare dentro il Grande Fratello? E com'è cambiato rispetto a quando ci stavi tu? E come è cambiato non te lo so dire perché non lo seguo così. No, ogni tanto lo vedo, faccio zapping, capita, vedo quello che fanno, insomma. Vabbè. Però io me lo ricordo come una cosa divertente, io mi sono divertito. Avevo anche un'altra età, insomma, sono passati 8 anni. Anni, è vero. La gente cambia, cresce, sì, cambiano i gusti, cambia quello che fai. Rivedendo me all'epoca, a quell'età lì, mi sembrava appropriato, mi è sembrato divertente, io me lo ricordo come una cosa, sono divertito.
Ok, senti, da lì in poi sono successe un sacco di cose. Tu, Luca, oggi sei anche un testimone di Amnesty International, sì. Giusto? E quindi so che c'è una campagna che ti sta particolarmente a cuore. SMS 45506, è una campagna contro la mortalità infantile. Uh-huh. E se avete voglia di mandare un SMS, è una campagna sostenuta da Amnesty. E quindi insomma, mi sono sentito di farmi promotore, certo. Soprattutto perché... la campagna è una campagna di Amnesty, quindi c'è da fidarsi, visto che è una preoccupazione a volte, ne nascono, certo, tante di chiaro. Campagne. E paradossalmente si pensa che sia un problema molto lontano e sicuramente questa iniziativa si rivolge a paesi in cui le emergenze sanitarie sono più gravi e più importanti. Non è un problema così lontano perché ancora un sacco di ragazze muoiono di parto, quindi... questa è una bella iniziativa. E quindi mandate gli SMS. Voglia. Allora, senti, ho spulciato un po' la tua biografia e so che sei, tu hai detto queste cose, hai dichiarato queste cose, sei fedele, geloso di tua moglie, che mangi solo prodotti biologici. Tua moglie dice che sei un cavaliere d'altri tempi, non ti svegli mai senza il sorriso sulle labbra. Il valore più importante è quello di avere figli e famiglia. Che palle. Sei di una noia mortale. Riprenditi, Vicky, riprenditi. Dimmi qualcosa di interessante, che ti sfondi di caipirosca, non lo so, che ti metti le dita nel naso. In questa posizione sei sexissima, vedo delle cose che non dovrei vedere. Ma sei così perfetto? Ma no, ma tutt'altro, cioè adesso avete fatto la summa di tutte le cose buone, ne ho altrettante cattive. Dici qualcosa di cattivo. Ma è cattivo in che senso? Di no, cattiva abitudine? Sì, cattiva abitudine, insomma. Vabbè, dimmi che sia un po' uno stro... Ma non un sacco di difetti caratteriali, per carità, insomma. Sono iroso, sono permaloso. Ok, sei permaloso? Moltissimo. Veramente? Sì. Hai sentito, Arisa, ti piace di meno adesso che sai che è permaloso? No. E di difetti veri, non difetti? So. Difetti? Ma che cosa? Sei affidabile? Beh, sì. Devo dire di sì. Hai buon gusto? Dipende dall'oggetto del sì, contender. Sì. Sei sensibile? Sì. È una noia mortale, ragazzo. È una noia mortale! Che palle, lo so, lo so. Sei sono stato costruito così. Sei fedele? Sì. Ah! Vabbè, lo chiedi a un novello sposo, porca miseria, se iniziassi a essere infedele dopo un anno che uno è sposato, insomma, sarebbe una tragedia. C'è gente che comincia anche prima di sposarsi a essere infedele. Senti, cosa dici, Melissa? Come lo trovi? No, è un bellissimo ragazzo. Io sono un po' abituata a non farmi piacere le persone per il loro aspetto fisico. Sono molto noiosa anch'io. Cioè, non so come ha le mani, che odore ha. Sono cose... Aspetta, te lo mando così lui smazza nel frattempo. Okay. Così gli annusi un vuoi po' le mani. Vuoi darmi una annusatina? Ma cosa vuol dire sta roba qua? Perdito il merdone? No, il merdone non è ancora partito. No, devi smazzare. Okay. Devi smazzare. Okay. Annusa... Le mani... Può annusarti le mani? Perché no, non devo annusargli le mani, devo guardarle. Le no, mani... tu hai appena detto, voglio annusarle per sapere che odore non ha. Sono le mani che di solito mi piacciono. Scusa. Beh, vedi, un difetto l'abbiamo trovato. Cioè, no, aspetta un attimo. Ma va a c***are, va. Come devono essere le mani? Da artigiano, devono essere grandi, da contadino. Lui ce l'ha, sono molto sottili. Beh, non è che sono piccole proprio, qua, queste mani. Una bella pizza, insomma, però. Va bene. Senti, so che i baci con Favino, oddio, in Saturno Contro, li avete dovuti ripetere più volte. I miei autori gay mi hanno dato una domandina per te. Non è che per caso l'appetito vien mangiando? Ma
Quelle sono cose, insomma, naturali, se non scatta una passione non scatta. Ecco, ma curiosamente tu hai fatto però due ruoli da omosessuale, accettando di fare anche il film Diverso da chi? Sì. I miei autori gay, sempre loro, mi hanno dato un'altra domandina per te. Ma siamo proprio sicuri, sicuri, sicuri? Allora, aspetta, vediamo un attimo questi baci. This is a man's, man's, man's world. Anch'io. Allora, Luca, non hai avuto problemi a baciare due uomini, non avrai sicuramente problemi a baciare una conduttrice giovane di La Sette che lavora in seconda serata? Aspetta, fermati lì un secondo. Dammi un secondo, un attimo, quella cosa. Ecco, grazie. Eccola, lì. Allora. No, mi sono preparata. Sei sicuro di voler baciare me? Con molto piacere. O vuoi baciarmi? Dimmi cosa preferisci. Veramente? Dai, buttati, che te frega. Ma scusatemi, non volevo. No, perché c'è tutto il pubblico, adesso mi aspettano fuori tutti, ok? Dentata. Per me l'edizione finisce qui. Arrivederci, è stato bellissimo. Grazie. Lavorare a Victor Victor. Vogliamo farla così anche? Io preferisco la versione. Oh. Faccio molta più fatica, ma questo è il grande sforzo interpretativo fatto per fare un lavoro di sostituzione tra questo bellissimo viso e questo. La notate anche voi la differenza, immagino. Preferisci me? Sì. Va bene, allora niente. Senti, allora, vuoi andare dalla nostra Melissa? Volentieri. Che ti farà il mazzo? Avevi fatto le carte? Sì. Sì, le ho fatte. Quindi ci credi? Uno dei pochi che ci crede. Mi esce sangue da un labbro. Eh? Mi esce sangue da un labbro. No, ma veramente? Ti ho fatto male? Senti, io non so se tu l'hai fatto da poco. Se non l'hai fatto ti consiglio. Arisa, ti esce sangue da un labbro. No. Arisa, ti esce sangue da un labbro. Sì, 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 sì. Sì. Stiamo benissimo, grazie. Melissa? No, no, io sto a posto. No, mi fossero piaciute le mani, volentieri. Hai capito? Capito? Beh, certo, se bacio uno devo avere il mio vantaggio. Senti, io non so se lei appena... No, da tanto tempo fa. Ma che cosa? Non sai cosa... Le carte? No, no, sì, no, ti dicevo, non so se l'hai appena fatto, ti consiglio di farlo. Mm-hmm. Devi cambiare avvocato, assolutamente. Ah, non ce l'ho. Agente, comunque una persona okay. Che ti... Sarà contento. Una persona che ti consiglia, che ti sta chiudendo delle cose che non sono adatte. Grazie. Cioè, ti consiglia un po' male. E non, beh, non mi pare, non ti però, segue ha fatto bene. Delle cose... No? Sì, è una cosa cose. Di questo momento, è una dici? Cosa di questo momento, una cosa in cui potrebbe chiederti di firmare dei contratti che al momento ti venderà in un certo modo, però poi il vantaggio è più suo che tuo. Ma tu dici, è perché l'ha fatto venire qua il suo agente? No,
No. E è un po' questo il problema, però non è niente di grave, non ti, no, non ti distrugge la carriera una cosa del genere. No, guarda com'è rilassato adesso. Grazie Melissa, grazie mille. Luca, torna pure da me. Grazie. Torna pure grazie. Da me. Prego. Accomodati pure. Allora, io so che tu hai dichiarato questa cosa, e cioè che nessuno è bravo e geniale come Kim Rossi Stewart. Sì, lo penso veramente. Anch'io lo penso. Io ti ringrazio per queste bellissime parole anche a nome di Kim, perché io e lui stiamo insieme. Cioè, lui non lo sa ancora, però ci stiamo per sposare. Si parla di matrimonio, infatti. Guarda. Com'è? Com'è? Non lo conosco personalmente. Non lo conosco. Lo conosco come attore e artista, quindi lo apprezzo per quello. Ok, ok. Comunque ti invitiamo al nostro matrimonio. Volentieri. Vero, Kim? Ha detto di sì. Ha detto di sì. Sì, 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 sì. Senti, comunque io so che tu sei qui perché devi fare un appello molto importante. E quindi a questo punto ti accompagno. Grazie. Davanti. Allora chiederei della musica e anche un abbassamento di luci, un po' di atmosfera. Prego. Ciao, sono Luca Argenter. Lo dico per il pubblico maschile perché le donne di me sanno anche la taglia dei boxer. Se sono qui questa sera è per stigmatizzare l'equazione Luca Argenter uguale bello e misterioso. Vedete? Ho usato la parola stigmatizzare. No, non sono colto. Sono noioso. Bello, ma palloso. Sono il classico portaghiaccio d'argento. Non siamo in molti nel mio ambiente ad essere così pallosi. Io, Gabriel Garco, Luigi Locascio. Ma io li batto tutti. Pensate che Raoul Bova al mio confronto è il carnevale di Rio. Io a casa giro solo in tuta o ho le babbucce con la testa dell'orso Yogi, bevo 3 bottiglie d'acqua oligominerale per favorire la diuresi e quando voglio divertirmi mi sparo il sudoku del Corriere. Io ho amici con l'insonnia che la sera per addormentarsi mi telefonano. Sapete perché ho la tartaruga? Per farci le bonga quando ascolto i Nomadi. Sì, perché io ascolto i Nomadi. Guardo Gad Lerner e in vacanza vado a Loano perché c'è l'aria buona. Domenica, in tutte le piazze italiane, io vi annoierò a morte. Ci sediamo a un bar, ci pigliamo un caffè d'orzo e dopo 5 minuti voi uscite con 2 palle così. Garantito. Parola di Luca Argenter. Siamo arrivati alla fine, io vorrei però fare il picco finale. Tu ce l'hai ancora quella tartaruga? È completamente appannata, sono un uomo sposato, ormai vivo di manicaretti della moglie. Insomma, posso sbirciare? Insomma. Ma veramente non appannata. Vuoi... Beh, insomma, buttalo via. Grazie. Grazie di cuore a Luca Argentero, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, ci vediamo alla prossima di Vittorio Vignolla. Grazie a Risa, Melissa, Maestro e Giappi Cucciari. Grazie. Grazie Luca. Okay. Grazie di cuore, veramente. Grazie.